penso tutto, la civica amministrazione porge alla santità vostra, vescovo della diocesi romana e sommo pontefice dell'ecumene cattolica, un saluto insieme deferente ed augurato. Espressioni pastorali espressi dalla santità vostra nel salire la cattedra di San Pietro sono per tutti, ma specialmente per i romani, argomento di conforto e motivo di speranza. Sociale sollecitudine, la cura spirituale. Tormenta la città un disagio antico, oggi più acuto e quasi intollerabile. E ancora l'atterrisce l'esperienza del recente, terribile crescendo di violenza e di terrorismo. Profondamente inoltre del loro compito, a cui tuttavia attendono con impegno e dedizione, e ardiscono sperare nel trovazione di quanti, non bastando sottrarsi alla sofferenza del più, cercano di sfruttarla per il la propria storia, abbia come protagonista la Chiesa che la santità vostra dirige e investe. Ne governo l'alto che possa prescindere come di un forte fattore coesivo della comunità cittadina. L'amore del prossimo è onorevole signor Sindaco, le sono vivamente grato per questa espressione deferente su sé che ella, facendo interprete dei colleghi della pubblica di memorie storiche che qui si intrecciano e congiuntamente interessano la Roma civile e la Roma cristiana, ma anche perché mi consente umano e familiare di cui non di grado sono essendo in mente. Come vescovo della città, che essendo il primigenio del ministero pastorale attivante, più acutamente sento riflesso nel cuore queste sofferenze esperienze che sono da esse sollecitate alla disponibilità pastorale, educativa, assistenziale e scolastica. La speranza di cui ho con piacere sentito l'eco del suo portiere di letto ed un dono eletto di Dio, valga essa a rivestare in ciascuno di noi e come confido in tutti i cittadini di buona volontà, energia e proposito. Valga ad ispirare iniziative e programmi perché quei problemi abbiano la conveniente soluzione e Roma resti fedele in pace a quel ideale inconfondibilmente cristiano che si chiama pane e sete di giustizia verso i fratelli di Roma. Guarda che meraviglia!